GF VIP, chi è il primo finalista tra Nikita, Oriana, Antonella, Nicola, Andrea e Davide? Concorrenti in nomination dopo lunedì 6 marzo. Chi è il primo finalista del Grande Fratello VIP? Ebbene sì, il reality che ha preso il via a metà settembre sta per giungere quasi al capolinea e dopo mesi e mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia. Il gioco si fa ancora più difficile. E gli scontri tra i concorrenti non mancano. Così come non mancano, anche ora a un passo dalla fine, le storie d'amore, le complicità, i confronti e le polemiche. Ma cosa è successo nella puntata di lunedì 6 marzo? Chi dei vipponi può dormire sereno perché ha già ottenuto il pass per l'ultima serata di aprile? Dopo l'eliminazione di Sara Altobello, ben 7 concorrenti sono finiti al televoto. Ma questa volta il pubblico non deve decidere chi salvare o chi mandare a casa. No. I telespettatori dovranno riflettere bene e capire chi fare arrivare dritto dritto in finale. Questa possibilità è stata data, ma loro ancora non lo sanno, ad Antonella Fiordelisi. Sempre più in crisi con Donna Maria, ad Andrea Maestrelli e Davide Donadei, gli ultimi arrivati. A Edoardo Tavassi e Nicolin Curvaia che ormai fanno coppia fissa, a Oriana che continua a far divertire tutti e Nikita Pelizzon, una delle concorrenti più amate. In studio sono arrivate Antonella e Oriana. E alla fine, Oriana è diventata la prima finalista del GF VIP. Non può esistere ed è difficile da immaginare una puntata del GF VIP senza nomination. Spesso sfondo di polemiche e discussioni. Chi dei concorrenti è stato nominato ed è a rischio eliminazione? Il televoto è stato aperto da Alfonso Signorini. Ma l'ultima parola spetta al pubblico. In nomination, ma questa volta per l'eliminazione, sono finiti. La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 10 marzo, sempre in prima serata.